Ciao amici Value Investor, oggi parliamo di Meta, un'azienda che mi piace molto e in cui sapete ho investito abbastanza, ma che purtroppo non piace ad un investitore che stimo molto, e cioè Sven Carlin. Adoro Sven, il suo approccio di avversione al rischio, stile Seth Klarman, mi piace molto, ma su Meta non siamo d'accordo. Lui ha una tesi molto bearish su Meta, ma credo che si basi su dati e su posizioni sbagliate. E in questo video vi spiego perché e qual è la realtà non mia, ma dei numeri. In realtà avevo già fatto un video qualche mese fa dove analizzavo la posizione bearish su Meta di Sven e del mercato in generale, perché quando ho fatto quel video era il periodo dove Meta nessuno la voleva toccare, nemmeno con un bastone, e l'azione viaggiava intorno ai 100 dollari. Io invece ho preferito accumulare in quel periodo perché guardando i dati pensavo che il mercato stesse esagerando con il suo pessimismo. La davano ormai per spacciata Meta. E pochi giorni fa Sven ha pubblicato sul suo canale una video intervista con un altro youtuber dove tra le varie domande gli viene chiesto cosa ne pensasse di Meta e la sua tesi è rimasta ancora super pessimista. The business, when I look at the business, I see a lot of weakness because people are spending, I think, less time on Facebook. Sven in pratica continua a sostenere le stesse cose di diversi mesi fa, cioè che il tempo speso su Facebook e Instagram, che sono le attuali vacche da mungere di Meta, stia calando molto e siccome l'attenzione degli utenti, il tempo che passano sulle piattaforme di Meta, è il vero driver della pubblicità, è normale che se questo driver viene meno, anche le entrate pubblicitarie verranno meno e se questo accade, allora per Facebook e Instagram non c'è più scampo. Infatti, secondo Sven, Zuckerberg sta investendo molto sul metaverso perché è consapevole del fatto che Facebook e Instagram faranno una brutta fine. And then they are focusing on the metaverse because they know that this business as it is now will not last. That's why they tried to promote the metaverse as the solution to the not lasting business. E quindi il metaverso è l'ultima speranza. Inoltre, Sven sostiene che l'età media degli utenti delle app social di Meta è aumentata in maniera preoccupante. Per la precisione, sostiene che ci siano ormai solo vecchi su questi social, solo boomer. Ed in particolare ha detto Sven che su Facebook l'età media degli utenti sarà tipo di 60 anni e su Instagram di 40. And I think the average age there on Facebook is 60 now, Instagram likely 40, and the youngers are at TikTok or something like that. Allora, è una tesi sicuramente bearish raccontata così, e a sentire queste parole mi verrebbe anche a me di dargli ragione di liquidare immediatamente tutta la mia posizione. Ma il fatto è che io non so dove Sven abbia preso questi dati, perché la situazione reale dello stato di salute delle app di Meta è abbastanza diversa da quella che racconta lui. Le app di Meta, Facebook e Instagram, non sono in via d'estinzione, anzi, sono più vive che mai. Iniziamo dicendo prima di tutto che il numero di utenti su tutte le social app di Meta è in aumento, nonostante siano già miliardi gli utenti attivi. Quindi è difficile che questi social siano sul viale del tramonto se ogni trimestre milioni di nuovi utenti si iscrivono. Ma quello che lamenta Sven è il fatto che sia la diminuzione del tempo passato sulle piattaforme il vero problema, in particolare su Facebook. Ma quello che Sven dice non è corretto, o meglio, non è più vero da un anno a questa parte. Infatti, Sensor Tower, una società di ricerca leader mondiale nel settore della digital economy e che tra i suoi clienti ha alcune delle migliori aziende al mondo, tra cui ByteDance, che è l'azienda proprietaria di TikTok, e i suoi dati vengono citati regolarmente da Bloomberg, CNBC, The Wall Street Journal, eccetera. Ha realizzato questa indagine sul tempo speso su Facebook e ci mostra come quello che Sven dice era vero fino a un anno fa, cioè quando il boom di TikTok era arrivato al culmine attraverso i suoi video brevi, ma poi è successo qualcosa che ha iniziato a ribaltare il tavolo. Cioè Meta ha copiato quello che era il segreto di TikTok, i video brevi, e ha lanciato i suoi video brevi, i cosiddetti Reels, sia su Facebook che su Instagram.
In realtà su Facebook ci sono anche video più lunghi di un minuto. E dopo questa introduzione di questo nuovo format, il tempo speso su Facebook ha iniziato costantemente ad aumentare, e la stessa cosa anche per Instagram. E per prove più concrete su come Meta stia recuperando il tempo speso rispetto a TikTok, possiamo utilizzare il tempo globale combinato di Facebook e Instagram e metterlo come percentuale del tempo trascorso rispetto a TikTok. E come si può vedere, dalla seconda metà del 2022 Meta sta chiaramente recuperando quota di tempo speso. E da quando i Reels di Meta stanno avendo tanto successo, Facebook e Instagram stanno togliendo tantissimo tempo a TikTok, come potete vedere da questo grafico. Ormai possiamo dire che TikTok fa fatica a crescere. Il fatto è che non so se avete avuto a che fare con i Reels di Meta, ma sono letteralmente una droga. Creano dipendenza, e se iniziate a guardarli sono così bravi a proporvi dei contenuti davvero giusti per voi che vi ritrovate ad aver passato un'ora a scrollare questi video ripetutamente pensando che siano passati solo 10 minuti. Quindi mi sembra normale che Facebook e Instagram con questo nuovo format stia guadagnando tempo speso sulle app, e Meta sta lentamente monetizzando i Reels con le pubblicità. Infatti sempre più frequente compaiono dei Reels sponsorizzati o con dei banner pubblicitari, ma Meta ha aspettato solo adesso a monetizzare i Reels, e lo sta facendo ancora molto lentamente perché doveva prima creare questa dipendenza ai Reels in modo da non rendere le pubblicità troppo fastidiose e far scappare così via gli utenti. E in più, tutti questi dati sulle preferenze degli utenti che stanno arrivando dai Reels man mano consentono all'algoritmo di Meta di proporre contenuti sempre più interessanti al di fuori di quelli di pagine o utenti che già seguiamo, contribuendo ad aumentare il tempo di permanenza sulle piattaforme. E poi è ovvio che più dati all'algoritmo sugli utenti e le loro preferenze, più efficace è la targetizzazione nelle campagne pubblicitarie, che negli ultimi mesi sta aumentando di molto. Chiarita la questione del tempo speso sulle app, rimane quella dell'età media degli utenti, perché se fosse vero quello che dice Sven, che su Facebook ci sono solo sessantenni e su Instagram solo quarantenni, sarebbe un vero problema per il futuro di questi social. Ma anche in questo caso i numeri ci raccontano una storia diversa. Secondo Edison Research, una società di indagini di mercato molto importante, che tra l'altro è anche quella a cui si fa più affidamento per il conteggio dei dati degli exit poll e delle votazioni durante le elezioni americane, sostiene che ben il 58% degli americani con età compresa tra 12 e 34 anni, quindi giovani, siano utenti attivi di Facebook, e il 72% di questi utilizzi Instagram. Quindi non mi sembra ci siano solo sessantenni su Facebook e quarantenni su Instagram, come sostiene il vecchio Sven. Al contrario, mi sembra invece che la presenza di giovani sui social di Meta sia sempre molto importante. Quindi per me lo stato di salute dei social di Meta, guardando questi dati, mi sembra buono, e credo che avranno ancora tanto da dare, visto che sempre di più le aziende preferiscono investire i loro budget pubblicitari sui digital media. E quando vuoi investire online, non puoi non investire su Facebook e Instagram, perché ti permettono di raggiungere milioni di persone a cui puoi far conoscere il tuo prodotto o il tuo servizio. Sinceramente non so perché Sven affermi queste cose su Meta, sembra che lui abbia sposato la narrativa del mercato di molti mesi fa che aveva causato il crollo delle azioni Meta, perché effettivamente dopo le restrizioni di iOS e dopo il successo di TikTok, le social app di Meta hanno avuto qualche problema, ma adesso la situazione è migliorata decisamente, ma Sven rimane sulla sua posizione. Io credo che abbia a che fare con il fatto che Sven non ami molto le aziende tech, e per questo è un po' sempre troppo pessimista su azioni come Meta, ma anche Alphabet non gli sta molto a genio. Le sue aziende preferite, infatti, sono quelle che operano generalmente in settori della old economy, non sempre, ma generalmente, che hanno ormai una quota di mercato consolidata, sono in un mercato maturo, danno dividendi e fanno buyback, che ci sta per carità, ma credo che su Meta sia eccessivamente pessimista se andiamo a vedere la realtà dei numeri. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Meta. Il business dei social finirà male, come sostiene Sven, o pensate che abbia ancora tanto da dare? Un like al video se vi è piaciuto, e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.